Dio mi parla? Ma Dio mi parla? Sì, cari fratelli e sorelle, Dio vi parla, Dio ti parla e ti parla anche personalmente. Noi siamo stati creati con la capacità di ascoltare. Difatti, fra l'altro, anche umanamente, Dio ci ha fatto due orecchie, questa capacità di ascoltare più che non di parlare. Tutta la creazione, tutto il mondo, tutto quello che vediamo, anche noi siamo stati creati per volontà di Dio. E in che modo? Dio disse e luce fu, Dio disse quello fu, Dio disse Massimo, un giorno c'è stato Massimo, poi Dio ha detto il crocifisso risorto ed è iniziato questo ministero, il crocifisso risorto. Non per mia o tua volontà, ma questo ministero l'ha voluto Dio. Poi, certo, bisogna dire Amen, e quello è importante. Ma il tutto nasce perché c'è una volontà di Dio che si esprime attraverso una parola. Abbiamo visto che noi arriviamo da una parte o dall'altra in base a quello che noi ascoltiamo, sempre. Noi veniamo guidati da delle parole. E che tipo di parole? Anzi, quali voci possono giungere al nostro cuore, alle nostre orecchie? Beh, come dice Sant'Ignazio, ci sono tre voci che arrivano al nostro cuore. Uno, la voce di Dio. Dio può parlare a me, te. Anzi, togliamo questo può. Dio parla. Dio parla al mio cuore, Dio parla al tuo cuore. E quali sono i modi come fa Dio a raggiungerci con la sua parola? In che modo esprime la sua voce? Beh, ce ne sono tantissime. Avevamo fatto un percorso proprio chiamato il discernimento, scoprire la volontà di Dio, nel quale c'è una serata specifica chiamata la voce di Dio. Sul nostro sito c'è tutto il percorso, oppure c'è anche solo questa tappa, la voce di Dio. Se non hai ancora compreso come Dio ti può parlare, prenditi anche solo quella tappa sul nostro sito www.crocifissorisorto.it, il CR Shop Audio, la voce di Dio. La voce di Dio. Lo metterò magari anche poi qua sotto, sul canale YouTube, un link per questo. Dio ci parla in tanti modi, attraverso gli altri, attraverso gli eventi, attraverso la coscienza, attraverso delle intuizioni interiori, attraverso soprattutto poi delle catechesi che ti vengono fatte, attraverso la lettura della parola di Dio, attraverso la lettura. Mentre leggi, a un certo punto dici, sembra che Dio mi stia parlando, Dio ti sta parlando. Bisogna solo imparare a riconoscere la voce mentre leggiamo la parola di Dio. Mi sa che quest'estate faremo il ritiro estivo che faremo qui in sede quest'estate, mi sa che lo faremo su questa cosa. Dio sta mettendo nel mio cuore proprio, sta cercando, penso, di parlarmi e di dire: insegna loro a saper leggere la mia parola, a pregare la parola. Ecco che allora Dio ci parla, Dio ci parla. E poi, vabbè, possiamo fare orecchie da mercante oppure dire Amen. Ah, che bello! Allora, tutto quello che arriva al nostro cuore è la voce di Dio, no. Esistono altre due voci, la voce del nostro io, che nascono dal nostro cuore, i nostri pensieri, il nostro io proprio. Sant'Ignazio di Loyola lo definisce il nostro spirito, quello che c'è dentro di noi. Arrivano dei pensieri, arrivano da noi. San Paolo la definirebbe anche la nostra carne, la carne, quella parte dentro di noi la chiama debole, quella che è sottomessa alla caducità, alla fragilità, alle conseguenze del peccato originale, ecco che ci dà degli impulsi. E molte volte noi ascoltiamo questa, come ascoltiamo ancora il nostro passato e poi stiamo male, piuttosto che le nostre ferite. Ascoltiamo quello, la voce delle nostre ferite, o i nostri desideri e bisogni che possono essere sani, se abbiamo un cuore sano, altrimenti anche quelli ci parlano e ci muovono a volte a cercare di fare cose che non hanno alcun senso. Perché fai quello? Perché ho bisogno, ma sei sicuro che stai ascoltando la voce giusta? E poi esiste anche la voce del nemico. Ma come? Il nemico mi può parlare? Sì. Beh, ha parlato anche Gesù, siamo in Quaresima. La prima cosa che abbiamo letto in Quaresima sono state le tentazioni rivolte dal nemico a Gesù. Proprio dal nemico, il diavolo disse a Gesù. E
Ecco che anche lì non è che ci mette un cartello davanti, ma arriva con un pensiero, arriva con qualcosa, e quella è la voce del nemico. La tentazione, l'inganno, il mondo, ecco, il nemico ci propone attraverso il mondo, la filosofia del mondo, attraverso i mass media, i mainstream e così via, ci propone i suoi pensieri, i suoi progetti, progetti di morte, progetti non di vita, il nemico. Ebbene. Cosa fare? Impariamo a discernere le varie voci. Impariamo a comprendere. Perché ve lo do questa mattina come compito in questo definire? Perché se non chiariamo questa cosa, non riusciremo poi a capire perché ci troviamo da una parte o dall'altra. Noi andiamo dove ascoltiamo. Maria divenne madre di Dio, santa e tutto quello che sapete perché ha ascoltato. Ha saputo ascoltare la voce di Dio e dire di no alla voce magari sua, dei suoi progetti, o addirittura dire di no ai progetti del nemico. Impariamo e facciamoci accompagnare quindi da Maria ad ascoltare solamente la voce di Dio. Non è che non sentiremo più le altre voci, le udremo, ma sapremo discernerle e diremo no grazie, ho voglia di essere felice. Padre eterno e santo, noi ti benediciamo e ti ringraziamo. Ti benediciamo e ti ringraziamo perché ci chiami tutti per nome. Noi ti ringraziamo perché tu vuoi che ascoltiamo la tua parola. Tu vuoi parlare a tutti noi. Tu vuoi guidare tutti noi. Tu sei il buon pastore. E in che modo il buon pastore guida le sue pecore? Con la parola, con la tua parola. Ma ecco, e ce lo insegni che ci sono altre parole, altre voci che possono giungere al nostro cuore, la voce del nostro io piuttosto che la voce del nemico. E allora, Spirito Santo, vieni in ognuno di noi, vieni e sviluppa questa capacità di riconoscere le varie voci. Aiutaci a non farci più ingannare dal nemico, o anche dal nostro io, dall'egoismo e da quante cose sono dentro di noi, che sono ferite, distorte, potrebbero portare verso il male. Sì, Spirito Santo, vieni in ognuno di noi e dacci la capacità di discernere le varie voci, per poi avere la forza e il coraggio, come è stato detto Giosuè, di ascoltare solo la voce di Dio e di metterla in pratica. E allora sì, che saremo vittoriosi in ogni situazione.